Buonasera, quinto appuntamento con i webinar di Stampa 3D. Stasera è l'ultimo appuntamento specifico che riguarderà la stampa 3D e parleremo di arte, quindi di materie artistiche, quindi arte con la stampa 3D. Stasera sarà un webinar un po' diverso dagli altri. Non parleremo di modellazione con Tinkercad principalmente, come abbiamo visto le volte scorse, ma parleremo, ora ve lo anticipo, di scultura digitale. Quindi sarà una cosa un po' più soggettiva, diciamo che metto le mani avanti, non sono bravissimo a scolpire, ma vi farò vedere alcuni programmi, secondo me, molto interessanti che possono essere utili per far finta di avere dell'argilla, della creta da modellare invece che manualmente, direttamente a schermo. Benissimo. Allora, vi condivido, stasera vi ho fatto delle slide veramente molto molto essenziali, giusto per seguire un po' una linea logica e darvi dei link da recuperare magari se qualcosa vi interessa e ve lo perdete, però molto, il 90% stasera sarà pratico a schermo praticamente. Allora, vi condivido subito. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora. Ormai penso che, vabbè, mi ripresento, ma ormai penso che abbiate imparato più o meno a conoscermi. Sono Baldo Betocchi, come mi occupo principalmente di scansione e di stampa 3D. Eccolo qua, quello di cui parleremo oggi. Come sempre, una parte introduttiva sulle risorse online. Anche sull'arte ci sono tantissime collezioni, tantissimi musei che permettono di scaricare opere d'arte famosissime. Come vi accennavo prima, una parte centrale in cui vi farò vedere come creare sculture digitali, quindi parleremo principalmente di due software gratuiti che possono essere complementari tra loro, e poi un'ultima parte su un cenno di scansione 3D, quindi è un argomento che oggi diciamo introduciamo molto molto velocemente, ma questo dateci anche dei feedback se è un argomento di vostro interesse, un argomento che vi piacerebbe approfondire. Magari prossimamente faremo una serie di webinar dedicati alla scansione 3D. Come sempre, dove trovare risorse online? Stasera mi concentro su un altro sito, non è il solito Thingiverse, ma su My Mini Factory. In particolare, My Mini Factory, l'abbiamo visto anche la volta scorsa, è anche questo un raccoglitore di contenuti 3D, che va di tutto e di più, diciamo, come vedete, dai soldatini alle opere d'arte, a tutto quello che volete. Anche qui, andando con la chiave di ricerca, potete cercare tutto quello che volete. La parte però che mi interessa di più farvi vedere stasera è una sezione specifica di My Mini Factory, che è la Scan the World. Vi ho messo il link, eccolo qua. Scan the World è una raccolta di opere d'arte, essenzialmente, quasi esclusivamente di opere d'arte, di musei sparsi in tutto il mondo. Bene, queste sono scansioni caricate o direttamente dai musei, oppure magari alcune dai visitatori che, andando a vedere i vari musei, dopo vi spiegherò come, riescono a catturare, a creare dei 3D più o meno accurati delle opere che gli interessano di più. Vi dico la verità, la maggior parte sono rilasciate direttamente dai musei, quindi sono di qualità molto molto buona. Basta vederne qualcuna, per esempio la Pietà di Michelangelo, diciamo un'opera anche molto molto complessa, molto impegnativa anche da stampare nel nostro caso. Come vedete è simile a Thingiverse, la galleria di immagini, quindi vedete che la cosa è effettivamente realizzabile. Qui avete
più o meno delle informazioni sull'opera e il tasto download che vi permette di scaricarla. L'unica pecca di questa raccolta è che a volte risulta essere un po' caotica, quindi se cercate un'opera in particolare vi conviene andare o sul search, sempre un po' con l'incognita di come è stata rinominata, sicuramente in inglese, però non è detto che il nome con cui lo chiamiamo solitamente sia effettivamente quello che è stato dato al file. In alternativa, se conoscete il museo dove è conservata l'opera, potete andare direttamente sulla categoria Musei e Gallerie, eccolo qua, dove avete tutte le istituzioni, tutti i musei che hanno caricato opere d'arte presenti al loro interno. Quindi vedete Accademia di Belle Arti di Firenze, l'Art Institute di Chicago, e via via a scendere il British Museum di Londra, quindi vedete anche musei molto molto importanti, il Los Angeles County Museum of Art, il Louvre, tantissimi, dalla Grecia, Francia, addirittura il Museo di Mosul, il Museo di Copenaghen, Reggio Calabria. Ok, qui avete veramente, guardate, si scorre, ci sono veramente tanti tanti musei che caricano, che hanno dei programmi specifici di digitalizzazione del patrimonio artistico, del patrimonio culturale, e quindi caricano gratuitamente dei file 3D delle loro opere. Bene, in particolare mi piace farvene vedere uno, che è il Victorian and Albert Museum di Londra, che ha una galleria veramente ricchissima. Il Victorian and Albert Museum ha di suo una collezione molto molto importante di copie delle principali opere d'arte di tutto il mondo. Come vedete qui se ne riconoscono un paio: il Mosè di Michelangelo, che si trova a Roma nella chiesa di San Pietro in Vincoli, nella tomba, insomma, diciamo è la parte più rappresentativa della tomba di Giulio II, piuttosto che non so, ora qui vedete opere, ce ne sono veramente veramente tantissime. Il Marzocco, un altro, un simbolo, il leone, il simbolo di Firenze, quindi naturalmente. Quindi loro hanno tutte queste copie, molti sono gessi, molti sono calchi, le hanno scansionate e rilasciate gratuitamente in modo da poter essere scaricate e stampate. La difficoltà in questo caso dove sta? Naturalmente, trattandosi di statue, trattandosi di opere anche molto complesse, guardate per esempio questa, stampare un oggetto del genere sicuramente non è facile. Bene, per cui qui la parte di stampa vera e propria richiede un po' di attenzione, un po' di trucchi, che poi non è niente di troppo diverso da quello che abbiamo visto negli appuntamenti precedenti. Diciamo, si può passare dal inserire supporti, come probabilmente da queste parti è stato fatto. Ora si vedeva meglio così. Ecco qua, qui vedete queste sbavature, probabilmente sono dovute a materiale di supporto, piuttosto che scomponendo l'oggetto e quindi stampandolo in più moduli. Quindi bisogna ragionare un po' su quello che è la geometria totale dell'oggetto, però diciamo che sicuramente è realizzabile quasi tutto. Ok. Perché vi faccio vedere in particolare questo museo? Perché, eccolo qua, è uno dei primi musei al mondo che ha inserito anche le copie 3D all'interno della sua esposizione. Come vedete, tra le varie, eccolo qua, tra le varie tecniche di calco, di riproduzione, questi sono dei pannelli esplicativi dove vengono spiegate tutte le varie tecniche che utilizzate, è uno dei primi che ha inserito, eccole qua, tutte queste qui, la stampa 3D, per cui diciamo che da questo punto di vista è un riconoscimento importante della stampa 3D, perché
già si usa ampiamente a livello museale, noi collaboriamo stabilmente con musei di tutta Italia, però ancora diciamo che spesso si fa fatica a entrare nel mondo dei beni culturali, quindi un museo molto importante come questo, che invece incentiva l'utilizzo di queste tecnologie, è sicuramente importante. Naturalmente, come lo fanno loro, il concetto è sempre il solito. Una volta che a scuola avete una stampante, con tutte le risorse a disposizione, è molto facile andare a ricreare dei percorsi anche tematici su scultori di un determinato periodo e avere delle copie a grandezza naturale piuttosto che scalate, però delle opere vere e proprie, esattamente come sono state scolpite, come sono nei musei più importanti del mondo, avere la possibilità di averle davanti sul banco e poterle toccare, poterle confrontare una con l'altra, a mio avviso è veramente un'opportunità grandissima che fino a oggi, diciamo, era molto molto difficile avere. Ok, se vi interessa, qui cliccando sulla foto poi si va a un link in inglese che però vi spiega più o meno quello che vi ho raccontato io, quindi questo, se vi interessa leggerlo, poi è un articolo secondo me abbastanza interessante, quindi vi ho messo il link. Perfetto, non vi annoio più di tanto sulla parte di risorse online, diciamo che comunque molte cose le avevamo viste anche negli appuntamenti precedenti, e andiamo invece a parlare di scultura digitale. Quindi la scultura digitale è una tecnica che permette, attraverso l'utilizzo di software, di modellare in tre dimensioni, esattamente come se stessimo modellando della creta o della plastilina. La particolarità di tutti i software, o comunque della maggior parte dei software di scultura digitale, è che la forma base da cui partire è la sfera. Quindi questa è un'immagine che riassume naturalmente un lavoro di molte ore, se non giorni, però come vedete, partendo da una sfera e andando a abbozzare piano piano le caratteristiche sempre più precise, sempre più particolareggiato, si arriva a creare una scultura vera e propria. Qual è il vantaggio? Beh, naturalmente una scultura in questo modo può essere trasferita molto velocemente, può essere copiata. Vi farò vedere un software che vi permette anche di colorarla in digitale, quindi non solamente di fare la parte di scultura, ma anche la parte più artistica di rifinitura, e naturalmente di esportarla e quindi di avere un oggetto 3D navigabile e visualizzabile a schermo delle vostre creazioni. Naturalmente il solito oggetto può poi essere stampato. Quindi i software di cui parleremo oggi sono due. Uno è Sculptris, che sarà il software con cui molto molto velocemente proveremo a scolpire delle forme, quindi, e l'altro è Mesh Mixer, che è sempre un software di Autodesk, quindi diciamo che è un parente di Tinkercad, e sono due software gratuiti. Naturalmente vi ho messo i link alle pagine, in modo che potete poi scaricarveli, e sono quelli che vi farò vedere oggi. Quindi cominciamo subito guardando Sculptris. Datemi solamente un attimo che vi condivido la schermata. Eccolo qua. Semplicissimo, i comandi sono pochissimi, il programma è tutto qua. Avete nella parte centrale la vostra sfera di argilla, in alto a sinistra avete tutti i comandi che potete utilizzare, in basso a destra avete una guida rapida, diciamo, qualche suggerimento. Allora, i comandi si dividono in tre categorie. I primi 9 tasti, ora poi ve li faccio vedere
un po' più con calma, sono quelli che servono per modellare. Nella parte centrale avete le mascherature, la possibilità di andare a lavorare in maniera simmetrica o meno, quindi sono tutte operazioni che riguardano, diciamo, l'insieme della modellazione, e nella parte finale avete tutte le operazioni di esportazione. Come funzionano questi software? Immaginateveli come una sorta di Photoshop o di Paint tridimensionale. Quindi, in pratica, qui avete l'equivalente dei pennelli o degli strumenti, avete la possibilità di scegliere, come vedete, la dimensione. Ora qui lo vedete bene dal cerchio che si muove sopra la sfera. Io posso andare a ingrandirlo, eccolo qua, più grande rispetto al precedente, o a ridurlo. Quasi non si vede, zoom un po'. Bene. Eccolo qua. La durezza e la profondità. Quindi, naturalmente, quanto incide il mio strumento, quindi quanto profondo verrà il mio solco piuttosto che il mio rigonfiamento, e quindi questo dipende molto dalla sensibilità di chi disegna. Allora, andiamo a vedere i comandi principali. Allora, abbiamo la possibilità, come vedete, quando io vado a effettuare un'operazione nella metà della sfera, questa viene riportata simmetricamente anche dall'altra parte. Naturalmente è indifferente la metà in cui io disegno, posso disegnare da una parte o dall'altra, l'effetto è esattamente il solito. Quindi questa è molto utile se dovete fare modelli che abbiano una simmetria precisa. In alternativa, il tasto simmetria può essere disattivato. E quindi vedete, sparisce la riga di divisione e io posso andare a fare a mano libera quello che voglio. Quindi in questo caso, come vedete, sto disegnando nella parte sinistra della sfera, ma a destra non compare niente. Se riattivo il tasto simmetria, ecco che ritorna la mia linea e quindi ritorna la possibilità di disegnare a destra e a sinistra contemporaneamente. Nella parte alta, al di là della rotazione e della scala che comunque fate tranquillamente con il tasto destro del mouse e con la rotellina che vi permette di avvicinarvi e allontanarvi dall'oggetto, tutti gli altri sono sostanzialmente pennelli, quindi pennelli, allora giriamo, ecco, passiamo di qua che è vuoto, che vi danno la possibilità di creare forme differenti. Ok, quindi qui fa dei rigonfiamenti, piuttosto che flattern appiattisce la superficie che avete creato. Ok, vedete? Zoom un po', eccolo qua, vedete come ha appiattito. È molto più semplice, vi assicuro, iniziare a usarli questi programmi, prenderci un po' la mano piuttosto che vederli utilizzare. Grab è forse il comando un po' più divertente, che vi permette di estrudere delle superfici dalla vostra sfera. Come vedete, voi prendete delle parti e le trascinate. Naturalmente il trascinamento è a un certo punto si esaurisce, perché questa sfera noi la vediamo colorata, monocolore, ma in realtà al suo interno ha dei triangoli, è una mesh comunque, come tutti i modelli che abbiamo costruito negli appuntamenti precedenti. Quindi arriva un certo punto in cui semplicemente questi triangoli si esauriscono, quindi non possono essere tirati oltre. Per cui, se dalla sfera dobbiamo andare a fare forme un po' complesse, è un lavoro che va fatto un po' per volta. Per
per esempio, una volta che io ho trascinato questa specie di tentacoli, posso andare con inflate a gonfiarli. Quindi, eccolo qua, vedete? Questo, con questo pennello qua vado a ingrossare, aumentare, come se stessi aggiungendo materiale, ecco, mettiamola così, alla mia sfera. Eccolo qua, vedete, è diventato molto più grande dell'altro. Gli ultimi pinch vi permette di creare sulla superficie una sorta di pizzicatura, ok? Come vedete, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, forse così. Vedete, viene tirata la superficie. L'ultimo tasto è smooth, che al contrario uniforma e addolcisce le linee. Ok, quindi questi sono un po' i comandi, i principali comandi a disposizione. Una cosa importante da tenere sempre sott'occhio: il numero totale di triangoli. Non si vede benissimo, però è qua giù in fondo. Vedete, io ora sto lavorando con circa 48.600 triangoli. Non sono pochissimi. Qual è il rischio? Molto spesso il rischio è quello che il computer a un certo punto non ce la faccia a gestire troppi triangoli e quindi semplicemente ci abbandoni, e quindi ogni tanto capita che se state facendo oggetti molto molto complessi tenda a crashare. Quello però non è una cosa, è una cosa che dipende molto da computer a computer. Come la possiamo risolvere? In realtà ci sono diverse possibilità. Prima di tutto, eccolo qua, controllare i triangoli con questo tasto qua, wireframe, vedete, è sparita l'uniformità sulla mia superficie, e vedete che ci sono punti con triangoli molto molto ampi e punti con triangoli molto più concentrati. Quindi la prima cosa che si può fare è provare a ridurre i triangoli in queste parti qua. In realtà non è una cosa che è essenziale, però volendo, se vi capita che state disegnando un oggetto molto complesso e improvvisamente vi si chiude il programma, sappiate che è per questo motivo qua. Quindi il software ha questa funzione, vedete, cliccando sopra, guardate come questa zona qua vengono ridotti, questi triangoli diventano sempre più grandi. Attenzione, perché via via che i triangoli si riducono usciranno le spigolosità, quindi le forme sinuose, le forme arrotondate tenderanno a scomparire. Questo in tutti i modelli 3D, con qualsiasi tecnica vengano costruiti. In contemporanea però, mentre io clicco, se guardate il contatore di triangoli qui in basso a sinistra, vedete, sono già sceso a 39, 38, 37, sempre meno, sempre meno, sempre meno. Ok, in molti punti non è importante avere un numero di triangoli altissimo, e quindi si può andare ad alleggerire molto la superficie. Perfetto. Ultima cosa, naturalmente. Ora non mi scuso per l'oggetto che non è esattamente bellissimo, però prendiamolo ad esempio per capire più o meno come funziona. Ok, una cosa molto interessante è la possibilità di creare delle mascherature, quindi di andare a chiudere, mascherare veramente dei punti. Per esempio, facciamo, è venuta una sorta di animale strano, facciamo finta che voglio costruirgli degli occhi, ok, in questi due punti qua, voglio andare a fare una, non so, ok, un rigonfiamento. I due punti che ho nei punti in cui ho mascherato, il mio pennello non avrà effetto. Quindi qui, se, eccolo,
clicco, vedete, la parte nera rimane sempre allo stesso livello. Si alzano le si alza la regione intorno. Bene, per cui tutto quello che viene mascherato rimane esattamente com'è. Benissimo. Una volta che ho finito di disegnare il mio, di fare la mia scultura digitale, ho due possibilità. O l'esportazione diretta, quindi in questo caso esporto un file OBJ, semplicemente andiamo a metterlo sul desktop, la chiamiamo prova. Ok, in questo momento io ho scaricato un file così come lo vedete, anzi, per l'esattezza, in questo modo qui, con tutti questi triangoli. In alternativa posso decidere di colorarlo, quindi cambio schermata, vado in questa schermata qua, addirittura posso decidere di farlo con un materiale diverso, diciamo, di partenza, di modellare, se non voglio modellare col grigio, su materiali avete una discreta galleria da poter utilizzare. Qui basta semplicemente cliccare sopra, ecco, vedete, e prende il riflesso dell'oggetto, quindi questo vi fa il riflesso di tutto l'oggetto. In alternativa, se volete disegnarlo, colorarlo manualmente, viene convertito, ci vuole poco tempo, qualche attimo. Eccolo qua, e qui con dei pennelli avete la possibilità di colorarlo, quindi diciamo che vado a dargli un colore uniforme di fondo. Ecco qua. E poi magari andando a ridurre un po' il pennello, andando a scegliere dei colori alternativi, posso andare a fare delle rifiniture. Quindi facciamo giusto un altro colore, tanto per vedere l'effetto. Ok. Eccolo qua. Questa a sua volta potete esportarlo sempre come file OBJ, in questo caso oltre al modello 3D verrà esportato un file con il dato del colore, e quindi questo potrete utilizzarlo come fosse un vero e proprio modello colorato per tutte le applicazioni che volete. Ok, per quello che ci interessa a noi, il colore era un dato, diciamo, un po' più laterale. Quello che mi interessa è farvi vedere come arrivare alla stampa. Siccome questi sono oggetti, tutti gli oggetti che nascono da una modellazione organica, da una scultura, difficilmente hanno una base d'appoggio ben definita, che poi è quella che, vi ricordo, dovete sempre cercare per orientare il modello per la stampa. In questo caso il mio oggetto non ce l'ha questa base, quindi in qualche modo dovremo crearla. Allora, chiudiamo, torno un attimo. Eccoci qua. Chiudiamo un attimo questo programma e riapriamo il file che abbiamo appena scaricato, questa volta con Mesh Mixer. Quindi vi condivido l'altro software. Eccolo qua. Mesh Mixer, anche questo è un software molto semplice. Come vedete avete di base poche operazioni. Quella che ci interessa è importare un oggetto. Quindi andiamo su Import e mi vado a ricaricare, eccolo qua, prova, speriamo, eccola qua, esattamente il modellino che abbiamo disegnato prima. Allora, Mesh Mixer è un programma abbastanza
È una sorta di coltellino svizzero, perfetto. È uno dei pochi programmi che vi permette di lavorare sulla mesh. La mesh è la forma, diciamo, una sorta di PDF, per, se vogliamo, paragonarlo a un file di testo. Quindi la superficie è sempre difficile da modificare. Mesh Mixer è uno dei pochi software che invece vi permette esattamente di far questo. Ora, nel nostro modello non abbiamo bisogno di fare grandi trasformazioni. Diciamo, quella che ci interessa di più è trovare un piano di taglio che mi permetta poi di stamparlo abbastanza agevolmente. I piani di taglio possono essere tanti. Visto che il mio oggetto è stato disegnato con una simmetria centrale, probabilmente seguire il punto di simmetria può essere una buona idea per scomporlo e andare a stamparlo. Per cui, qui come vedete sulla sinistra avete tutta una serie di comandi. Noi in questo momento ci interessano i comandi all'interno di Edit. Quindi all'interno di Edit vi si apre quest'altro menu e andiamo a cercare, eccolo qua, questo qua, Plain Cut, quindi un piano di taglio. A noi basta separare il nostro oggetto in due. Quindi Plain Cut, mi posiziono, eccolo qua, diciamo, su questo piano qua per farvi vedere il mio oggetto. Come vedete, qui avete un piano, una parte dell'oggetto che è ancora visibile, vediamo se si vede, eccola qua, la parte inferiore in questo momento è trasparente, quindi quello che è trasparente sarà la metà tagliata, quello che è ben visibile sarà la metà che mi rimane. Quindi io però non voglio tagliare il mio oggetto secondo questo piano, ma con le maniglie, qui è veramente molto simile a Tinkercad, vado a fare una rotazione di 90 gradi in modo da separare l'oggetto sul mio asse di simmetria. Bene? Per tagliare niente di complesso, basta dire accetta. Eccolo qua. E io adesso ho la metà del mio oggetto. Questa metà può essere esportata a sua volta, quindi torniamo, la chiamiamo prova 1. Se voglio fare l'altra metà, con Ctrl Z torno indietro, vedete è ricomparso il mio piano di taglio e vado semplicemente a ribaltare la superficie di taglio. Eccola qua. Quindi in questo caso gli do accetta e ho l'altra metà. Esporto e ho prova 2. Niente di particolarmente complesso. Poi Mesh Mixer è un programma in realtà che permette di fare tantissime altre cose e magari anche qui dateci dei feedback se vi può interessare come programma da approfondire, magari gli dedichiamo un po' più tempo. Un'ultima cosa che vi volevo far vedere è che anche Mesh Mixer ha un menu che vi permette di fare scultura digitale. È un po', diciamo, mi piace un po' meno, è un po' meno intuitivo. Però, volendo, anche qui avete più o meno tutte le funzioni che abbiamo visto prima, tutti i pennelli, tutte le possibilità, e quindi andiamo a modificare leggermente quello che abbiamo appena fatto. Come vedete, sto andando a cambiare la superficie. Bene, qui se cambio, eccolo qua. Bene, quindi come vedete questo diciamo che è un po' a gusto, come tutti i programmi, le funzioni sono molto molto simili, potete utilizzare quello che graficamente vi piace meglio. Per la modellazione mi piace di più l'altro, perché secondo me è più essenziale, avete tutto in una schermata e soprattutto per iniziare può essere
può essere un impatto un pochino più semplice. Benissimo, mi stacco un attimo, entro in chat, vediamo se so che stasera vi ho fatto cose magari non proprio di immediate, quindi se avete dubbi scrivetemi in chat e vi rispondo in diretta. Vado avanti. Se poi c'è qualcosa che riguardandolo magari vi lascia perplessi, come sempre ci potete scrivere o a InfoPalios o direttamente a me, ubaldo.betocchi@palios.it. Perfetto, allora. Andiamo, se mi riesce, eccoci qua. A un'ultima parte. E parliamo di scansione. Allora, vi dicevo, parliamo di scansione. La scansione 3D è una tecnica, anche questo, abbastanza varia. Come nelle stampa 3D ne esistono di tanti tipi, anche di scansioni 3D ne esistono diverse. In generale la scansione 3D a cosa serve? Serve a replicare un oggetto, passatemi il termine, è una sorta di fotocopia, in realtà è un processo molto più lungo e molto più difficile, però per farlo semplice, è una sorta di fotocopia e quindi mi permette di avere l'ingombro, la superficie esterna dell'oggetto, che poi può essere stampata in 3D ovviamente e rifinita a mano. Ok, questa è un'infografia che riassume un po' tutto, come vedete, quindi la scansione di un vaso, un passaggio veloce in modellazione che bene o male è sempre obbligatorio e poi la possibilità di stamparlo con varie tecnologie. Naturalmente noi in questi appuntamenti abbiamo parlato principalmente delle stampe a filamento, che sono quelle più diffuse soprattutto nelle scuole, ma esistono anche stampanti che hanno una precisione più alta, che lavorano con le resine, ma quello è un altro mondo, diciamo, per ora ci basta e ci avanza la stampante a filamento. E poi naturalmente tutto quello che viene stampato può essere rifinito manualmente. La scansione si divide in due grandi categorie. Tutto quello che è fotogrammetria, quindi è il tipo di scansione più semplice, permette di ricreare un modello tridimensionale partendo da semplici fotografie. Questo è un tipo di scansione 3D che potete fare tranquillamente in classe con un cellulare. Bene. È richiesto magari un buon numero di foto intorno a un oggetto, ora dopo vi faccio vedere più nello specifico un esempio, però con i cellulari di oggi veramente si riescono ad avere ottimi risultati anche senza utilizzare una macchina fotografica professionale. Altrimenti, per lavori più accurati, per diciamo, avere una qualità molto molto più alta, esistono scanner che possono essere a luce strutturata o laser scanner, che a questo punto sono macchine complete, solitamente c'è un proiettore e una o due camere che acquisiscono il dato, e il proiettore proietta sull'oggetto un pattern che naturalmente prende, si deforma in base alle forme e quindi le camere acquisiscono il dato della profondità. Questa è una tecnica un po' più difficile e che comunque richiede un'apparecchiatura specifica. Ci concentriamo un po' di più sulla fotogrammetria, che è quella un po' più facile e che si può utilizzare anche software che sono o gratuiti o comunque hanno costi molto molto accessibili. I tre software principali sono questi: 3D Flow, MeshLab e MetaShape. MeshLab è un software free, quindi trovate online anche tantissime guide per utilizzarli. 3D Flow ha la possibilità di lavorare gratuitamente fino a un certo numero di immagini abbastanza basso, non mi ricordo se sono 30 o 50. MetaShape è una buona via di mezzo, è un software a pagamento ma che non costa tanto e che lavora molto molto bene. L'esempio che vi farò vedere è preso utilizzando questo software qui. Quali sono
le regole di base. Le regole di base per creare una scansione 3D partendo da una fotogrammetria, dalle fotografie, sono le regole di base della fotografia. Quindi avere l'oggetto ben illuminato, naturalmente se faccio fotografie su con ombre molto forti, con un contrasto molto alto, i software quando poi vanno a riassociare tutto il dataset, tutto il campione di immagini che io gli metto a disposizione, hanno sicuramente delle difficoltà in più. Stesso discorso la distorsione. Sapete, le fotocamere hanno varie focali, si va da un 35-50, che è la focale standard, a focali grandangolari, quindi solitamente sotto i 35 mm per quella che era la fotografia a pellicola o comunque le reflex, oppure zoom, e quindi lì si va da 80, 100, 150 mm. Chiaramente obiettivi come gli zoom e come i grandangolari portano a una deformazione dell'immagine, e questo per ricostruire la superficie di un oggetto ovviamente non va bene, perché è una falsificazione. La cosa migliore è sempre quella di scattare con una focale standard. Altra cosa importante, l'oggetto è sempre bene fotografarlo in sequenza, quindi dare una serie di immagini una accanto all'altra con un certo grado di sovrapposizione. Qui ora non so se si vede benissimo, ma questa immaginatevi che sia l'oggetto da riprendere. Qui, come vedete, queste sono tre foto successive, quindi ho prima la foto rossa, poi la foto blu che si sovrappone quasi del 50% e poi la foto verde che ha una sovrapposizione sia con la rossa che con la blu. Quindi in questo modo semplifico la vita al mio software e miglioro il risultato finale. Perfetto. Vi faccio vedere subito un esempio molto molto semplice creato con MetaShape. Eccoci, scusate, stasera saltapicchio un po' da un programma all'altro, ma almeno cerco di farvelo vedere il meglio possibile. Eccolo qua. Quindi la forma che è stata rifatta è questa stele. Ok, quindi fondamentalmente è un'iscrizione. Cerco di avvicinarmi un po'. Per ricostruire il solido, quindi per ricostruire questa forma, se la giro vedete che è a 360 gradi, sono state utilizzate questa serie di fotografie che vedete qui sotto. Bene, quindi come potete vedere, ora non so se si vede benissimo, però le fotografie sono state fatte tutte intorno al mio oggetto, sono tante, sono 153 fotografie, lo vedete qua, ci dà un conto totale. Se volete vedere per curiosità, vi faccio vedere, zoom un pochino, eccolo qua, queste sono le posizioni che il software ha stimato da cui sono state effettuate le foto. Quindi se lo giro, vedete, è sostanzialmente una sfera di fotografie intorno al mio oggetto. Quindi in questo modo, aumentando molto il numero di dati a mia disposizione, il numero di scatti, io riesco a ricostruire tridimensionalmente il mio oggetto. Ora qui voi lo vedete anche, vi levo un attimo le foto, con il dato del colore, perché naturalmente le fotografie mi permettono di acquisire anche la texture, quindi di vedere l'oggetto colorato. L'oggetto colorato è bellino da vedere a schermo, ma solitamente maschera eventuali problemi che poi ha il vostro file. Quindi un consiglio è quello di vedere sempre il file così com'è, perché solitamente il colore migliora sempre la situazione. Ora il file qui in realtà è buono anche fatto in questo modo, però come vedete già
perde un po' la perde un po' rispetto al, al dato col colore. Eccolo qua. Ok, quindi in realtà questa come tecnica è abbastanza semplice. Vi volevo far vedere, eccolo qua, che come vedete quello che viene estratto dalle fotografie in realtà sono dei punti. Bene, sono dei punti di contatto di tutte queste immagini che poi vengono unite da dei triangoli. Bene, per cui quello che poi dà la precisione del vostro oggetto è questa nuvola di punti. Più è densa questa nuvola di punti, migliore sarà il risultato finale. È un po' come il gioco unisci i puntini sulla settimana enigmistica. Più sono distanti tra loro i puntini, più la linea che li unisce sarà approssimativa, soprattutto se non so bene che oggetto è. Se ho molti punti molto ravvicinati tra loro, ecco che il tratto sarà più continuo, sarà migliore, quindi anche il risultato finale sarà, sarà migliore. Perfetto, in realtà questo è proprio un accenno molto molto veloce per farvi, eccolo qua, per farvi vedere cosa si può fare, per diciamo farvi sapere che esiste anche questa tecnologia. Fino a qui non ne avevamo parlato, è una tecnica che in realtà si sposa molto molto bene con la stampa 3D, e quindi magari se a qualcuno interessa prossimamente possiamo valutare di fare anche qualcosa di più specifico sulla, sulla scansione. Ok. Rieccoci. Quindi, se non ricordo male, ma penso di no, per stasera siamo arrivati alla conclusione. Quindi, come sempre, vi lascio con un'esercitazione che spero possa essere divertente. E stasera vi chiedo, per quest'ultimo modulo di stampa 3D, vi chiedo di creare una scultura digitale, quindi utilizzando Sculptris per creare la forma. Dopodiché, siccome per stamparla in 3D, fare un passaggio, come vi ho fatto vedere, anche molto molto veloce, in Mesh Mixer, dove andate a creare o semplicemente un taglio per avere una base su cui appoggiare l'oggetto, oppure dividete l'oggetto in due, come ho fatto io, e quindi ipotizzate una stampa in questo modo. Come sempre, inviateci il file che avete, basta anche uno screenshot, non importa inviarci il file OBJ della vostra creazione. Se potete, capisco che magari ora non è il periodo migliore, ma se potete, se avete a casa una stampante e volete provare a realizzarlo, inviateci anche la foto del lavoro, che sicuramente ci fa piacere. Per qualsiasi cosa, per qualsiasi chiarimento, scriveteci, soprattutto magari sull'utilizzo di questi software che abbiamo visto in maniera molto molto rapida. Se ci sono delle difficoltà, se c'è qualcosa che lì per lì non vi torna, scriveteci tranquillamente, cerchiamo di rispondervi il più velocemente possibile. Okay. Benissimo. Per il resto spero che, di essere stato chiaro, spero che gli argomenti siano stati interessanti. Vi saluto perché questo è l'ultimo appuntamento del, del corso di stampa 3D. Vi do appuntamento con i prossimi corsi. Rientro un attimino in chat, almeno se c'è qualcosa che non vi torna, se c'è qualche domanda che già mi volete fare, vi rispondo al volo.